La risposta di più città risultato post elezioni del 25 settembre scorso guarda la concretezza e una strategia strutturata intorno alla quale il civismo diventa centrale. L'obiettivo sarà quindi tornare a parlare con le persone e tra le persone, anche attraverso l'istituzione di osservatori sociali, dei diritti di cittadinanza, delle minoranze, per trattare temi che determinano il presente e il futuro dei cittadini, come il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla genitorialità, alla cultura, alla cura dell'ambiente, alla parità di genere. Alla pace. Speriamo di poter costruire anche con partiti politici o con chi si riconosce comunque in forze progressiste e democratiche degli osservatori. Questi osservatori dovrebbero avere, a nostro avviso, almeno due funzioni. Una funzione che è quella proprio dello studio, cioè analizzare quali sono gli elementi di maggiore fragilità, debolezza e disuguaglianza all'interno della nostra città e dopodiché coinvolgere gli stessi cittadini non soltanto in forma associata, ma anche in forma libera e singola, in un percorso di risoluzioni possibili. E questo, secondo noi, è l'elemento che il civismo ha in più rispetto al partito. Muovendosi in maniera informale, esso può contattare e in qualche modo non mettere un cappello di nessun genere, neanche di tipo ideologico, sulle idee e sui valori anche delle persone. Ovviamente noi ci muoviamo all'interno di un'area democratica che pensa soprattutto allo sviluppo dell'autonomia del cittadino e quindi della sua libera opinione. Uno sguardo fiducioso che vede risposte nelle buone prassi e nello studio dei bisogni reali del territorio.